Gian Maria De Francesco, vice capo servizio economia del giornale, a cui do naturalmente il benvenuto. Grazie per essere qui con noi alle Fonti TV. Buongiorno a tutti. Eccoci. Gian Maria, io partirei proprio dalla riunione di Antalya che si sta svolgendo, è iniziata alle 8.45 italiane. È un vertice molto importante perché lo abbiamo ribadito, è il primo di così alto livello tra le due fazioni russa e ucraina. C'è in ballo la questione della neutralità perpetua che appunto la Russia chiederà al governo di Kiev. Sarebbe però una sconfitta parecchio grande per Zelensky, visto che il processo di affrancamento dell'Ucraina è partito dal 2014 dalla cacciata del presidente filorusso Yanukovych. Io ti chiedo innanzitutto se è possibile una risoluzione diplomatica di questo conflitto e se le condizioni della Russia verranno accettate o meno secondo te dall'Ucraina? Credo che dipenderà molto dall'evoluzione del conflitto. Certo, ridurre l'Ucraina come una specie, fra virgolette, di Austria mi sembra sì, molto azzardato da ipotizzare, anche perché l'Ucraina sta dimostrando di riuscire a resistere. Oggi siamo al 15° giorno di combattimenti e hanno comunque fermato l'avanzata. Solo oggi, diciamo, i russi sono riusciti a entrare a Mariupol, che è la cittadina vicino al confine, che, diciamo, è stata attaccata tra le prime, e quindi accettare il fatto di non schierarsi e quindi anche di non armarsi penso che sia problematico dopo tutto quello che è accaduto. Però diciamo che è anche una battaglia sulla resistenza economica, nel senso che tra i due contendenti il primo paese che si piega, uno per le sanzioni economiche, l'altro invece per il discorso legato alle distruzioni causate dalla guerra, il primo a piegarsi sarà quello che dovrà accettare le conseguenze peggiori. Ecco, assolutamente, hai giustamente sottolineato che questa è anche una guerra economica e quindi il primo che cederà da quel punto di vista dovrà deporre in sostanza le armi e le ambizioni. Ti chiedo, ma secondo te la Russia è veramente vicina al default, come ha annunciato l'agenzia Fitch, che ha proposto appunto un declassamento e quindi in realtà le risorse, insomma, di Putin in questo momento sarebbero drasticamente ridotte. Ecco, che cosa ne pensi di questa situazione? Diciamo che è un default tecnico che però molto spesso precede quello vero e proprio, perché la Federazione Russa non può pagare in dollari le obbligazioni emesse in dollari perché ha difficoltà e non può convertire rubli in dollari. E quindi la scorsa settimana Putin ha emanato questo decreto per pagarli in rubli presso istituti accreditati. Peraltro, cioè, è anche difficile trasferire il pagamento ai detentori occidentali, che comunque si trovano in mano carta straccia, perché ieri il dollaro valeva 120-130 rubli, quindi non è, invece fino a due settimane fa si era al di sotto dei 180-90, era il cambio dollaro-rublo, che è quello indicativo perché è una valuta molto più accettata in Russia dell'euro. E quindi questo è il problema di tipo tecnico. Il problema invece di tipo economico, che è di politica monetaria al quale si faceva riferimento, è quello della impossibilità di difendere la moneta dalla svalutazione, perché la Banca Centrale Russa
ha la metà delle proprie riserve congelate nei paesi G7 e la scorsa settimana, dopo le prime misure, ha già speso l'equivalente di 20 miliardi di dollari, che sarebbe il 10% circa di quello che dovrebbe essere rimasto nelle disponibilità della Banca Centrale Russa per fare politica monetaria. E quindi quanto dureranno questi circa 200 miliardi di dollari è difficile dirlo, perché Italia, Germania e altri paesi continuano ad acquistare idrocarburi dalla Russia, quindi un afflusso di valuta estera c'è, se non serve per finanziare la guerra, serve in parte per evitare un'eccessiva svalutazione. Ecco Gianmaria, ma dipende di più la Russia appunto dal sistema finanziario dell'Occidente, oppure dipende più l'Europa dalle materie prime della Russia? Ecco, questa interconnessione, la bilancia dove pende secondo te? A guardare l'Unione Europea, la perdita è sicuramente, cioè nel senso che il saldo della bilancia commerciale è attivo per la Russia nei confronti dell'Unione Europea, perché il gas è sicuramente, le esportazioni di gas in valore sono nettamente superiori all'import di altri beni che la Russia fa. Forse siamo in una ottica di più o meno sostanziale pareggio con la Germania, gli altri stati a partire dall'Italia sono messi peggio. Invece, comunque l'interdipendenza, per la Russia non poter accedere agli scambi internazionali è un problema, perché è ricca di materie prime, ma è abbastanza povera di tecnologie. Lo vediamo proprio nella guerra, perché l'esercito russo sta conducendo una guerra abbastanza da ventesimo secolo, fondamentalmente. Sì. E quindi, chiaramente, per adesso stiamo forse soffrendo maggiormente noi con l'inflazione indotta. Di sicuro nel breve medio periodo soffrirà molto la Russia, che già ha un'inflazione al 20%, avendo aumentato i tassi sproporzionatamente proprio per evitare i deflussi di valuta. Ecco, la Russia, che appunto sta per essere messa all'angolo in sostanza dall'Occidente, sta cercando naturalmente anche dei nuovi partner a livello commerciale, economico, e si guarda soprattutto alla Cina. Ti chiedo, ecco, questo avvicinamento tra Russia e Cina potrebbe determinare la creazione di un nuovo blocco sino-russo opposto all'Occidente, un blocco politico e naturalmente anche economico che potrebbe sconvolgere gli equilibri? È un blocco che c'è già, sì, nei fatti, perché ancora prima che scoppiasse questo conflitto le relazioni tra Russia e Cina erano abbastanza cordiali, e quindi, e anche gli scambi ci sono. La guerra con l'Ucraina ha accelerato la interconnessione con la Cina, che non solo fornisce le piattaforme informatiche per i circuiti bancari, fornisce anche un circuito di carte di credito che è UnionPay, visto che Visa, Mastercard ed American Express sono uscite, e infine si è impegnata a ritirare gas e petrolio russo, perché tanto la Cina è povera di materie prime e ne ha bisogno. Un errore strategico dell'Occidente, dell'Unione Europea e degli Stati Uniti può essere la creazione di un nuovo blocco, anche come dicevo all'inizio, è nei fatti, perché la Cina ha un forte controllo geopolitico soprattutto sull'Africa meridionale e ovviamente nell'Estremo Oriente, sui paesi vicini. Penso
al Vietnam, che è già fornitore di manodopera della Cina, perché i paesi vicini, cioè la manodopera cinese da anni comincia ad essere più costosa rispetto a quelle dei paesi confinanti o comunque dell'area. Ecco, però a causa della globalizzazione dobbiamo dire anche che l'economia cinese è comunque legata in maniera stretta a quella americana. Quindi forse in questo senso a Xi Jinping conviene che il conflitto non esploda in maniera fragorosa a livello globale, mondiale, perché questo poi frenerebbe anche la crescita stessa della Cina, o no? La Cina comunque, per la Cina è una strategia win-win, perché se la guerra termina in un breve periodo avrà un interlocutore commerciale in più, un legame commerciale rafforzato. Se va per le lunghe, sarà il paese principale, il polo di attrazione per tutto ciò che è alternativo all'Occidente, perché è l'unico paese che ha condannato la NATO come causa scatenante del conflitto russo-ucraino. Quindi ha comunque prevalso in qualche modo la Cina. Ecco, in tutto questo naturalmente c'è anche il ruolo dell'Europa, dell'Unione Europea. C'è oggi, a parte naturalmente la riunione della BCE, anche la riunione del Consiglio Europeo, dove si parlerà sempre delle misure anche economiche da attuare per colpire la Russia di Putin, e si parlerà anche dell'emissione dei famosi bond su vasta scala per contenere il problema dell'aumento dei prezzi dell'energia. Ti chiedo innanzitutto se questa mossa arriva troppo tardi e se effettivamente entro quanto tempo l'Unione Europea riuscirà a rendersi indipendente dall'energia russa. Allora, la mossa sicuramente arriverà troppo tardi, nel senso che non è tardi per discutere, ma non credo che riusciranno ad accelerare in tempo utile per andare sul mercato, voglio dire, nel breve periodo, e avere risorse da destinare al contenimento del caro prezzi, anche perché questo non era un tema ufficialmente sull'agenda, e le discussioni nell'Unione Europea sono sempre piuttosto lunghe. Basti vedere che per avere Next Generation EU, che era comunque sentito come un'urgenza, si sono impiegati 2-3 mesi per la discussione, e poi si è arrivati quindi stiamo parlando di un periodo che va da maggio a luglio, da aprile maggio luglio 2020, per la discussione, e per l'implementazione di tutto il piano si è arrivati alla fine del 2020 stesso. Quindi ci vuole l'Unione Europea non è sicuramente rapida, e quindi gli euro bond eventualmente non saranno rapidi. Mi sono dimenticato la seconda domanda, che era relativa. No, guarda, in realtà non te l'ho ancora fatta, ma te la faccio adesso, perché è sempre legata appunto alla questione dell'energia. Giustamente hai sottolineato come le decisioni dell'Unione Europea siano sempre lunghe, poi insomma per diventare attuative, e ti volevo chiedere questa cosa riguardo appunto ai bond, all'emissione dei bond energetici. Ma questo vuol dire anche il fallimento in sostanza della politica green dell'Unione Europea, o comunque un rallentamento eccessivo, perché insomma si sperava del ricambio delle fonti energetiche, che avvenisse in maniera abbastanza rapida proprio per evitare i problemi di interdipendenza, di connessione, anzi di dipendenza da paesi terzi, ma tutto questo sta avvenendo troppo lentamente. Ma comunque la transizione green implica una dipendenza da paesi terzi, perché vabbè, a prescindere dal fatto che il gas fa parte della tassonomia green, purché si realizzino centrali elettriche a basso impatto. La seconda questione è che comunque si aumenta la dipendenza dalla Cina stessa,
perché per pannelli fotovoltaici, accumulatori accumulatori per i veicoli a trazione elettrica, servono tecnologie delle quali la Cina già dispone, e infatti è il principale produttore sia di pannelli che di batterie, e soprattutto si accresce la dipendenza dai paesi che sono fornitori di nichel, cadmio, litio. Fra parentesi, uno di questi, il principale, è la Russia. Quindi, transizione come autonomia energetica credo che sia una sovrapposizione di concetti o una deduzione non proprio corretta. Ok, chiarissimo. Un'ultima domanda, Gianmaria, ecco, sempre in relazione, mettiamola, l'Unione Europea al conflitto, ucraino. Secondo te, ecco, questa potrebbe essere l'occasione, anche se tragica purtroppo, di creare una nuova unità dal punto di vista politico, dal punto di vista militare, economico dell'Unione Europea, oppure sarà l'ennesima occasione persa? Forse è meglio essere pessimisti così da poter essere sorpresi in positivo, perché se vediamo gli principali attori come dire, del processo di pace, fra virgolette, sono stati uno il premier israeliano Bennett e il secondo adesso è il presidente turco Erdogan. Che comunque Israele e Turchia fanno parte del mondo occidentale, chi ha pieno titolo come Israele e chi un po' di meno per alcune ambiguità come la Turchia. E quindi se hanno un ruolo così preponderante, anche perché sono importanti internazionalmente, sono riusciti a, come dire, conquistarsi anche una visibilità a questi due paesi, c'è da dire che l'Unione Europea è in ritardo. E l'unica mossa concreta è stata l'annuncio del cancelliere tedesco Scholz di riarmo della Germania. Per cui diciamo, la difesa comune già nasce con una seria ipoteca e rischia di non nascere, perché questo fatto che vi sia una preminenza ha sempre infastidito la Francia, che in tutti questi 65 anni di esistenza della comunità prima, Unione Europea adesso, si è sempre opposta alla difesa comune, proprio per questo Certo, motivo. sì, ci sono in ballo insomma tanti interessi diversi e questo è sempre stato il problema fondamentale. Ultima domanda flash, secondo te c'è la possibilità, grazie attraverso anche i colloqui di Antalya, di indirizzare il conflitto verso la via diplomatica oppure no e diciamo la follia espansionistica anche di Putin si allargherà sempre di più? Questa è una domanda alla quale è difficile rispondere, perché secondo la mia personale opinione, un processo di pace che non fissi delle condizioni precise rischia di essere una sconfitta per l'Europa, in quanto potrebbe significare che una qualsiasi rivendicazione territoriale fatta da paesi terzi nei confronti, anche se di paesi che non ne fanno parte, ma di paesi comunque vicini, viene in qualche modo tollerata e comunque viene fatta passare in cavalleria, mi si concede il termine, Sì. questo significa che diciamo, la spirale potrebbe avvitarsi su se stessa. Penso al fatto che la Polonia ha l'enclave di Kaliningrad, penso che tra i paesi fra virgolette minacciati da Putin ci sono la Finlandia e le tre repubbliche baltiche. Sì. Quindi, se il processo di pace non è costituito e rappresentato da condizioni vincolanti,
I prossimi obiettivi potrebbero essere quelli. Attenzione, quindi insomma prevedi anche un allargamento del conflitto. Speriamo davvero di no. Naturalmente tutto dipenderà poi da come andranno i colloqui e vedremo passo passo perché si sta svolgendo proprio in questi attimi la riunione. Io Gian Maria ti ringrazio tantissimo per essere stato qui ospite sulle Fonti TV e attraverso la tua analisi per averci aiutato, insomma, a capire molto di più del conflitto russo-ucraino e dal punto di vista politico e da quello economico. Grazie e naturalmente io spero di rivederti presto qui sulle Fonti. Grazie a voi. Grazie.